Ciao a tutti e benvenuti in questo nuovo video. Oggi parliamo di sviluppo front-end e ci focalizzeremo sul CSS. La parte front-end dei siti web è composta da HTML, JavaScript e CSS. A braccetto questi tre elementi ci permettono di avere l'esperienza di navigazione che tutti conosciamo. Per semplificare al massimo, l'HTML dà la struttura e il contenuto, il CSS dà l'aspetto ed infine il JavaScript dà le funzionalità. Per chi non lo sapesse, CSS sta per Cascading Style Sheets, utilizzato per determinare lo stile e il design delle pagine web. Permette di gestire il layout, il colore o il font dei vari elementi che compongono una pagina web, senza però definirne i contenuti, che sono invece specificati nel codice HTML. Imparare a scrivere codice CSS è fondamentale se vuoi diventare uno sviluppatore front-end. Guardare guide e seguire lezioni però non basta, bisogna mettere le mani in pasta ed esercitarsi. In questo video vedremo 5 esercizi graduali per aumentare le nostre abilità con il CSS. Ovviamente nei nostri esercizi sarà presente sia HTML che CSS. L'esecuzione però dell'esercizio riguarderà sempre e soltanto il codice CSS. Semplicemente l'HTML è lì per provare quello che scriviamo col CSS. Se vorrete poi approfondire le mie spiegazioni e vedere il codice completo degli esercizi e le soluzioni, vi lascio il link all'articolo completo in descrizione. Iniziamo con il primo esercizio. Settare diverse proprietà per il background in un'unica dichiarazione. Tipicamente siamo abituati a pensare il codice CSS come un elenco di elementi che seguono il paradigma chiave-valore. In realtà questa visione è molto semplificata. Si possono infatti specificare proprietà multiple per un singolo attributo. Per inserire diverse proprietà per un singolo attributo è sufficiente mettere degli spazi e no, l'ordine non è importante. Un esempio di soluzione può essere la seguente. Prima abbiamo il colore dello sfondo, poi l'informazione sul fatto che l'immagine non deve ripetersi, la posizione ed infine il link all'immagine. Vediamo adesso il secondo esercizio. In che modo la proprietà FlexBasis determina la lunghezza iniziale di un elemento flex? Flexbox è una proprietà CSS oggigiorno utilizzata davvero tantissimo. Permette infatti di disporre in modo semplice e veloce una serie di elementi all'interno di un container tra virgolette genitore. In particolare la proprietà FlexBasis permette di specificare la lunghezza minima degli elementi contenuti all'interno del container. Questo è l'output finale. Il div contenitore ovviamente ha la proprietà display settata flex. Gli elementi interni hanno poi la proprietà FlexBasis che determina la lunghezza minima di questi. Proseguiamo con l'esercizio numero 3. Creare un campo di input con prefisso non editabile. Ad esempio un campo per il numero di telefono dove non è possibile editare il prefisso nazionale. Vi do un indizio. Usare display flex per creare un elemento contenitore, rimuovere poi il bordo e il contorno dal campo input. Applicalo invece all'elemento genitore per farlo sembrare una casella di input. A livello di struttura saranno sempre due elementi diversi, ma dal punto di vista del front-end di ciò che vede l'utente, sembrano una cosa unica. La soluzione sta tutta nel CSS, ma prima vediamo la struttura del codice HTML. Abbiamo un contenitore e all'interno abbiamo una label e il famoso campo di input. L'elemento di input, come vi ho detto prima nell'indizio, ha perso le sue proprietà legate al bordo e al contorno. Il suo CSS contiene infatti border e outline settati a none. Il contenitore è invece l'attributo border valorizzato ed ovviamente il display flex che abbiamo visto prima, che ci permette di disporre in riga i due elementi. Esercizio numero 4. Creare un effetto animato che sottolinea un testo quando ci andiamo sopra col mouse. Questo è l'effetto desiderato. Anche qui vi do un indizio. Utilizza display inline block per fare in modo che la sottolineatura si estenda solo per la lunghezza del contenuto del testo. Anima la trasformazione utilizzando Transform Origin Left e poi sfrutta una transizione appropriata. Per andare a creare questo effetto utilizzando soltanto il codice CSS vengono sfruttati i concetti di pseudoelemento e pseudoclasse. Se non sai cosa sono, prima di effettuare questo esercizio ti consiglio di darci un'occhiata. Tornando al nostro esercizio, è come se sotto al nostro testo andassimo ad inserire un piccolo rettangolo che di fatto poi dopo sembra una sottolineatura. Questo tramite un'animazione viene fatto comparire soltanto quando andiamo col mouse sopra il testo. Qui dobbiamo concentrarci principalmente su due aspetti. Il primo è come fare ad identificare il fatto che siamo col mouse sopra il testo, come facciamo ad identificare questa casistica. Per questo si utilizza la pseudoclasse over, quindi una serie di attributi che vengono applicati soltanto quando si verifica la condizione di over, ovvero quando il mouse sta sopra un elemento. Il secondo invece è il tipo di transizione utilizzata. Vi ricordo che il codice completo lo trovate nel link che vi lascio in descrizione. Ok, continuiamo e concludiamo con il quinto ed ultimo esercizio. Impostare correttamente la proprietà di overflow per scorrere. Questo è l'effetto desiderato. Essenzialmente una sorta di elemento che possiamo andare a scrollare scendendo per vedere tutto il contenuto. Il tutto si riduce soltanto ad un attributo. L'attributo è overflow e la proprietà è scroll. In questo modo ogni volta che il contenuto è più grande del container che stiamo utilizzando, l'utente può comunque andare a scrollare verso destra o verso il basso per vedere il contenuto completo. Siamo arrivati alla fine di questo video e spero davvero che ti sia piaciuto e soprattutto che ti sia stato utile. Se siete riusciti a fare tutti gli esercizi senza problemi, vi faccio i miei complimenti. Se invece avete avuto qualche piccola difficoltà, vi
consiglio di guardare l'articolo completo con tutto il codice e tutte le soluzioni che vi lascio in descrizione. Non mi resta quindi che salutarvi ed augurarvi una buona giornata.